e tutto, e la vita. E io non posso, potrei vivere senza libri. Non posso dormire la sera senza un libro sotto il cuscino, perché ho già cominciato con 6 anni di leggere con una lampadina sotto le lenzuole. E i miei genitori erano contrari. Come diceva Flaubert, i libri non ci sono per imparare, studiare, sono per la vita. Questo, perché questo è un uomo emblematico per noi, per la casa editrice Feltrinelli, era il più grande nemico di Pasternak, Simonov. Era un stalinista, amico di Stalin, un grande scrittore, poeta, esperto d'arte. Odiava Pasternak e era presidente dell'Associazione Scrittori in questi tempi. E lui non voleva che Pasternak prendeva il premio Nobel. Perché è un oggetto sensuale, è buon mercato, e si può sentire la carta, si può toccare, si può vedere la bella grafica, si può scrivere dentro. Nell'ebook, sull'ebook, nessuno può scrivere la sua dedica, no? Nessun autore. È una cosa fantastica. Non posso vivere senza i libri. Io sono molto ottimista perché credo che come me ci sono, non come sono vecchia, ci sono anche nuove generazioni che si innamorano del libro di carta e ci sono anche lettori eclettici nel mondo che vogliono leggere una poesia di Montale in spiaggia. Non si può leggere sul ebook le favole di Fratelli Grimm al suo bambino, no? È importante anche... Non si può.